La lattoferrina, una proteina contenuta principalmente nel latte, svolge diverse funzioni biologiche cruciali, dalla regolazione del ferro alla modulazione immunitaria, con potenziali benefici nella prevenzione di malattie e nel miglioramento della salute ossea. Ma di cosa si tratta? E quando è utile assumere un integratore di lattoferrina? La lattoferrina venne scoperta nel 1939 proprio nel latte vaccino. La troviamo in grandi quantità nel colostro umano, il primo latte dopo il parto, ma circola abbondantemente anche nel plasma sanguigno. Le sue funzioni principali sono legate al trasporto del ferro e alla modulazione della risposta immunitaria. Numerosi studi hanno indagato sui possibili effetti e benefici della lattoferrina. Ad esempio, si ritiene che abbia proprietà antimicrobiche ed antibatteriche, ma che sia efficace anche nella lotta ad alcune micosi, ad esempio la candida, e abbia un effetto antivirale. Alcune ricerche riferiscono anche di possibile ruolo della lattoferrina come agente antitumorale. Il ruolo della lattoferrina nel colostro è quello di selezionare i batteri benefici nell'intestino del neonato, creando un microbiota sano e trofico, indispensabile per contrastare l'attecchimento di eventuali patogeni. Con il tempo, la quantità di lattoferrina diminuisce gradualmente, mentre le difese immunitarie del neonato si rafforzano. Nel bambino, la lattoferrina è un'importante fonte di ferro e ne facilita l'assorbimento, svolgendo anche un possibile ruolo antiossidante. Inoltre, gioca un ruolo nella produzione di tessuto osseo e cartilagineo. Dunque, sarebbe utile assumere un integratore di lattoferrina alla luce di questi benefici effetti? Gli integratori di lattoferrina sono studiati per le proprietà immunomodulanti, antinfettive e per la loro capacità di promuovere un sano equilibrio intestinale. Durante le terapie antibiotiche, la lattoferrina può rendere i batteri più sensibili ai farmaci e, insieme ai probiotici, favorire la crescita di batteri intestinali benefici, come Lactobacillus o Bifidobacterium. Tuttavia, il loro uso dovrebbe essere approvato dal medico curante, responsabile della corretta valutazione del quadro generale, in riferimento agli obiettivi terapeutici.